Non è stata solo una conferenza stampa per presentare uno degli eventi più importanti nel settore dello sport per Perugia, la finale argento dell'atletica il 17 e 18 settembre allo stadio Santa Giuliana, ma una vera e propria festa dell'atletica che si è tenuta alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, alla presenza del campione europeo e presidente nazionale della FIDAL Stefano Mei, del presidente della FIDAL Umbria Carlo Moscatelli, del presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza e del delegato provinciale FIDAL Alessandro Sorci. A fare gli onori di casa e premiare gli atleti, il sindaco Andrea Romizzi, l'assessore allo sport Clara Pastorelli e il presidente del consiglio regionale Marco Squarta, per un pomeriggio di sport di piccoli e grandi campioni che sono tornati ad allenarsi dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia. Dopo Brescia e Palermo, sarà Perugia ad ospitare la finale di argento di atletica, un evento che porterà a Perugia tantissimi atleti e famiglie, confermando la vocazione della città di Perugia quale città amante dello sport e dei giovani. Una soddisfazione sia per l'amministrazione comunale, che ha voluto molto questa manifestazione, è ovvio, è una vittoria del presidente Carlo Moscatelli, che regge magistralmente le sorti del comitato regionale della FIDAL. Tanti riconoscimenti, tante targhe, tante medaglie. Avete portato alla Sala dei Notari la gioventù e lo sport. Abbiamo portato la festa della nostra atletica, una cosa per, secondo me, come presidente, la cosa più bella che c'è. Poi, se lo abbiniamo anche alla presentazione di un grandissimo evento che siamo riusciti insieme al Comune di Perugia a portare qui a Perugia, il nuovo campo di Santa Giuliana, è la festa proprio, c'è anche la ciliegina sulla torta. La presentazione di questo campionato questa sera credo che sia veramente per Perugia qualcosa di importantissimo. Importantissimo non solo per la città, ma per l'intero movimento sportivo regionale e nazionale. Un evento che segna un ritorno alla grande dell'atletica leggera in Umbria, un avvenimento che porterà sicuramente tanti tanti vantaggi non solo sportivi per la nostra regione, un avvenimento sportivo che sicuramente metterà Perugia tra i primi posti in Italia. Con questa finale argento, campionato assoluto di società su pista, veramente l'atletica Perugia in Umbria sta dando il massimo. Sono oramai anni che le tante società del Perugino, delle Umbre, veramente stanno lavorando tanto in collaborazione ovviamente con l'amministrazione comunale, che grazie al supporto sull'impiantistica sportiva e nel nostro caso con il meraviglioso stadio di atletica leggera Santa Giuliana abbiamo dato un nuovo input. I 2 anni di pandemia non ha visto fermare l'atletica, che anzi, essendo uno sport individuale, ha visto una crescita di iscrizioni, ma non è solo la pandemia e l'individualità dell'atletica oppure i risultati di queste ultime Olimpiadi di Tokyo che hanno portato l'Italia alla ribalta mondiale, ma è proprio il lavoro quotidiano dei tecnici, dei nostri presidenti, delle tante associazioni che lavorano quotidianamente con i nostri giovani. Quindi questo è un bel traguardo, una bellissima e importantissima finale argento. Pensiamo solo che dopo Roma c'è Perugia a livello nazionale, quindi una vetrina importantissima per la nostra città, anche di promozione turistica. Saranno 600 atleti più gli accompagnatori che calcheranno ovviamente il nostro Santa Giuliana, ma anche tutto il nostro centro storico. Sarà una bella festa, 17-18 settembre 2022, un'estate piena di eventi importantissimi a Perugia di grande sport, e l'atletica non può mancare perché è la regina di tutti gli sport.